Continua il successo del Ciocco Show alla sua quinta edizione nelle principali piazze del centro storico di Bologna, dal 18 al 22 novembre 2009. La manifestazione, promossa dal CNA Bologna, dall'Associazione dei Maestri Cioccolatieri Cioccimbò, insieme a Coldiretti e Camera di Commercio, propone a grandi e piccoli un percorso dedicato al cioccolato artigianale di alta qualità. Quest'anno fa notizia, e ha già fatto storia, il Choco Night di sabato 21 novembre dalle 20 alle 24, una vera notte bianca del centro storico bolognese, con tutti i negozi aperti all'insegna del cioccolato. Ma facciamo un breve viaggio nel Choco Show 2009 con una guida d'eccezione, Giuseppe Sartoni, presidente dei maestri cioccolatieri Cioccimbò. Il cioccolato si fa lustro, no? Visto che siamo al quinto anno, e si fa lustro perché in effetti è sempre più bello, sempre più grande, sempre più buono. Quest'anno abbiamo avuto già la possibilità di ospitare anche degli artigiani belgi ed è solo il primo inizio verso un'internazionalizzazione di questa manifestazione. Quest'anno ci siamo anche arricchiti di diverse iniziative molto particolari, come per esempio il Nero Choco Show, che è un'iniziativa molto, molto bella, dove si possono degustare i cioccolati nel buio totale, accompagnato dall'associazione Cavazza, un'associazione di non vedenti, ed è anche questa un'iniziativa molto bella. Promuovere la qualità del cioccolato, tra l'altro legandolo anche ai prodotti territoriali, perché questa è un'altra cosa molto interessante, lo sviluppo degli abbinamenti cioccolato e prodotti locali. Dopodiché abbiamo sempre il solito laboratorio legato alle scuole, alle scolaresche, che è sempre molto bello vedere come si producono le praline e le varie fasi della lavorazione del cioccolato. E poi quest'anno abbiamo anche inserito un aspetto benefico, perché per esempio quest'anno, legati al centenario della squadra del Bologna, abbiamo fatto queste tavolette che sono sì ricorrenti del centenario del Bologna, però hanno anche una finalità, che è la finalità della raccolta fondi per la costruzione di un nuovo reparto dell'ospedale Gozzadini. C'è sempre un motivo per consumare cioccolato, o per consolarsi o per gratificarsi.